Buonasera a tutti, grazie di essere venuti prima. Quindi io sono Maria Pefigno, sono la responsabile dell'area internazionale della clinica gravida, quindi sita Barcellona. Prima di tutto chiedo scusa per la mappa perché è stata presa dalla pagina web della ESRE, però c'è un errore, non hanno sottolineato la Croazia, però un altro paese in giallo. Allora, chiedo scusa ai colleghi. Ci scusiamo con la Croazia ufficialmente. Sì, allora non ho trovato la correzione nella loro web, va bene. Quindi noi volevamo farvi un primo approach a quello che è il marco legale spagnolo nei confronti di altri paesi. Come si può vedere, i paesi che ricevono pazienti sono la Spagna, la Croazia, la Grecia, la Repubblica Ceca e anche il Belgio, come tradizionalmente è stato. Adesso l'Italia, anche dal cambio della legge, inizia ad essere un polo di attrazione, diciamo, medica a livello riproduttivo. Allora, perché la Spagna? La Spagna da gli anni 90 permette una quantità di terapie come sono quelle con i propri gameti. Io devo fare un inciso, devo ringraziare le colleghe che hanno spiegato tanto in profondità tante terapie, quindi andrò un po' più veloce di quello che magari pensavo. Quindi terapie con i propri gameti come l'inseminazione o la FIV con gameti della coppia, però andiamo anche oltre con la donazione sia di seme che di ovociti. La legge spagnola garantizza l'anonimato dei donatori, quindi in nessun caso sono rintracciabili né dai bambini né dalle coppie riceventi. È anche permessa la diagnosi genetica di cui hanno parlato le mie colleghe, e però magari la differenza più notevole è che in Spagna tutti hanno accesso alla riproduzione assistita, sia le coppie sposate che le coppie non sposate, eterosessuali e omosessuali, e anche le donne single. Cosa non è permesso, perché comunque c'è una regolazione, è diciamo che il limite di età la legge non lo specifica, indica soltanto che si deve rispettare l'età riproduttiva della donna, però la Spagna, come da tantissimi anni che ci lavoriamo, diciamo la società spagnola di fertilità dà certe indicazioni e le cliniche in generale si sono convenzionate a lavorare fino ai 50 anni della paziente. Non è permessa la maternità surrogata e neanche la selezione del sesso del bambino per motivi non medici. Per risultati, diciamo, la Spagna è un paese riconosciuto a livello internazionale per i risultati. Qua vi presento i risultati del nostro centro. Parliamo sempre di baby at home, cioè non di test di gravidanza positivo, non di gravidanza clinica, ma di bambino a casa con la famiglia, e lì si vede, come si è visto previamente, che l'età della donna è assolutamente un fattore determinante. Come è stato spiegato, non abbiamo ancora modo di migliorare la qualità dei gameti che apporta la coppia, però vediamo che comunque entro i 35 anni il 66% delle donne avranno un bambino a casa, invece dopo i 40 quella percentuale scende al 14% più o meno. Questi risultati li presentiamo quindi la FIV omologa con gameti di entrambe le persone della coppia, che sono anche quelli che si potrebbero ottenere nella vitrificazione di ovociti, quindi la preservazione sociale della fertilità. E qui è molto importante, mi permetto di insistere ancora, il fatto dell'informazione che deve dare il ginecologo curante alla donna e anche alla coppia su questo fatto, perché una vitrificazione entro i 35 ci offre la possibilità altissima, non al 100%, però molto alta comunque, di diventare mamme a futuro senza tutta la procedura fisica ma anche psicologica di doversi confrontare a una donazione di gameti. Però diciamo
questi risultati sono anche quelli che otterremo nel caso del ROPA, che è una terapia che in Spagna è permessa, che consiste nella donazione di ovociti dentro nella coppia omosessuale, cioè una delle due donne della coppia farà la FIVET, mentre che l'altra riceverà gli embrioni e porterà la gravidanza. Questo dalla nostra legislazione è permesso perché il matrimonio omosessuale è consentito, però anche l'unione civile italiana, ad esempio, consentirebbe alle coppie italiane di venire in Spagna e poter realizzare questo tipo di terapie. Finalmente i risultati con la FIV eterologa, cioè con la donazione di ovociti da parte di una terza persona sempre anonima, come hanno spiegato le mie colleghe, si vede che si mantengono le percentuali di successo che se si vede sono del 65%, come quando una donna fa una vitrificazione o una FIV entro i 35 anni diventando la propria donatrice. Quindi in generale punti molto importanti, sempre l'informazione da parte dal ginecologo, il pensare a futuro per noi donne che oggi ci vediamo confrontate a una vita un po' diversa e non possiamo sempre pensare alla maternità nel momento in cui biologicamente sarebbe desiderabile, e anche pensare a questa opzione della preservazione della propria fertilità per non doversi sottoporre a una terapia abbastanza difficile psicologicamente, soprattutto come può essere la donazione. Finalmente ringraziare anche tutto il team della clinica e a voi di aver assistito. Grazie.